Sindaco, lei è vicino a Varese, anche lì l'hanno fischiata, ci sono dei mugugni? No. No. Meno nel mio paese no, poi a parte che ero a Milano quel giorno lì. Mm. Però io ci tenevo a precisare che comunque... Ha festeggiato lei l'Unità d'Italia? No. Il non paese, aveva il tricolore? No, il paese, io sono con PDL, hanno insieme comunque hanno organizzato qualcosa in paese, anche perché purtroppo io ho tutti i frontalieri e quindi il 17 marzo a Bigiù quasi tutti lavoravano. Perché no, ma al di là di questo, ma lei non si cioè lei lo ha fatto, la non festa, l'ha fatto per stare col partito o perché lo sente personalmente? Perché cosa? Tutte e due. Cioè io personalmente... Cioè lei si sente più padana che italiana, sì. Siamo sempre lì. Anche perché il mio nonno è un Bernasconi, mio nonno è una Galli, indipendentemente. Americana però, l'abbiamo dimenticato? No, nel cuore neanche. Sono sempre americana. Prima ancora che italiana a questo punto. Sì, sì. Vai, io direi 50-50. Io sono di Varese, ieri è stato il presidente Napolitano, sì, è stata una bellissima festa. C'erano anche elettori leghisti in piazza. Io penso ci sia una parte di elettorato moderato della Lega che non abbia gradito effettivamente il fatto che non abbiano festeggiato l'Unità d'Italia, non abbiano cantato l'inno. Ieri c'era veramente una partecipazione di popolo, che questo poi porti meno voti alla Lega non lo so, però indubbiamente c'è stato qualcosa che si è rotto a Varese nel signora Marconini, lei, signora Portioli, lei che si candida appunto con la lista con a capo Lima, lo abbiamo già detto, si sente più italiana, più milanese, più vicina allo straniero, come si sente lei? Più padana anche lei adesso? Allora, io sono nata a Milano, mio cognome è proprio lombardo, ma io mi sento cittadina del mondo. Nata cittadina. Casualmente ma in c'è Italia. Un italiano qua dentro? No, o siamo nata in Italia, suoi, ma non ho questo senso del nazionalismo. Alfieri alza la mano, meno male. Nazionalismo è chiusura, capito? Noi siamo cittadini del mondo, cittadini del mondo. Rizzati. No, io assisto molto. Lei di dov'è, se mi permette? No, io sono sostanzialmente un figlio del Po. Bene, benissimo. Metà sulla sponda mantovana. Del Po. Metà sponda mantovana e metà sponda modenese. Posso dare il fularino? No, tranquillo. Perché adesso che. Stai tranquillo, la Valle Padana l'ha praticata. Ha Rizzati, la Lega ha perso la pancia della gente. È contadino di voi. Era una battuta. Lascia perdere. Rizzati, abbiamo chiesto. La Lega ha perso la pancia della gente, ha preso tanti fischi oppure che cosa è successo secondo lei? Assolutamente, bisogna capire che in politica ci sono dei limiti e su questa questione del 150esimo la Lega ha fatto un errore clamoroso perché non ha capito che c'è un sentimento popolare forte che questa festa l'ha sentita. Il fatto che loro si siano messi di traverso con atteggiamenti patetici in più contesti, in più situazioni, hanno ricevuto quello che giustamente la gente in quel momento aveva bisogno di manifestare, cioè il fatto che non si scherza sull'unità del paese. Questo è il dato. Romeo, avete perso la pancia, ci siamo chiesti se è così, avete preso fischi a Varese, cosa straordinaria, mai accaduto prima. Guardi, può essere che qualcuno non abbia compreso la nostra posizione, di certo molti dei fischi che sono arrivati non solo a Varese, a Monza, a Milano, in tante altre parti sono molti, fanno parte comunque di manifestazioni un po' organizzate, cioè persone che vanno in piazza sapendo bene l'appartenenza politica qual è e approfittano. Beh, però di c'erano i bambini con la bandierina, sì, dai, non erano i centri sociali penso, in massa. Beh, insomma, chi ha saltato il gazebo di Salvini, insomma, diciamo che con la popolazione milanese c'entrava poco. Pensionati con ipocrisia. C'erano i poliziotti in atteggiamento di antisommossa. Pensionati con Volevo solo dire che noi siamo contrari alla retorica di queste celebrazioni, non siamo mai stati contrari in sé alle celebrazioni, tutta questa retorica che si fa di questa Italia unita quando poi alla fine paradossalmente chi difende l'italianità, adesso è un paradosso. La Lega, quando dice prima gli italiani, poi gli stranieri. Prima i padani, dice. Padani, gli italiani, perché gli stranieri. Perché l'ha appena detto il sindaco, se no ci confondete. Ma per l'amor di Dio, padani, gli italiani, gli stranieri. Ma chi difende ancora questo paese? Se non ci fosse la Lega, questo spirito, non lo so, me lo dica questo lei. Spirito nazionalistico probabilmente non allora, ci sarebbe neanche sondaggio, stato. Sondaggio, chiudiamolo che abbiamo finito il tempo, vai. Sì, i nostri telespettatori pensano che la Lega, nonostante i fischi, non abbia perso troppi consensi. Siamo al 59% che dice di no contro il 41% che dice di sì.
Vabbè, medio, dai, va bene. Io ringrazio tutti, abbiamo finito già il tempo. Oggi puntata più breve, ringrazio Alfieri, Romeo Rizzati, il sindaco Sandy Kane, Annalisa Portioli, Claudia Marcolini, Maria Grazia Bove, Luca Bettinelli. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, grazie a Luca Rossi. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio anche la regia, la grafica, tutti quelli che hanno collaborato a seguire, come sempre l'informazione con il TGN di Adriana Santacroce. Grazie, buona serata.